Welcome amici, ben ritrovati. Ciao a tutti, ciao Laura. Hola a todos y todas. Hello, c'est moi. Hello, c'est moi, todo el mundo. A tutti voi, a tutti voi. Hello, c'est moi. Hello, c'est moi. Hello, c'est moi. Vabbè, basta. Abbiamo capito che stai salutando nella loro lingua, quindi nella lingua indonesiana. E noi andiamo perché siamo qui vicino all'Indonesia, ma siamo qua arrivati. Con la mente siamo arrivati, non notando. Sì. Siamo vicino all'Indonesia, quindi da chi andiamo? Dal nostro... il nostro bravissimo cantante, come bravissimo, si chiama? Bravissimo, Kakrakan! Kakrakan! È passato qualche giorno, c'ho il sole che mi sta puntando, vabbè qua, bello, via. Allora, volevo dirvi, noi Kakrakan l'abbiamo reazionato, ci piace, abbiamo lasciato un pochettino di tempo che lui si riposasse, perché era stanco, era stanco ed è andato in vacanza. Quindi ci ha detto, Davide, non voglio cantare. Adesso ieri mi ha chiamato, mi ha detto, senti, e posso cantare di nuovo da voi, e quindi che facciamo? Lo possiamo reazionare? No, e perché sì. Non me l'hai passato a me? No, perché voleva parlare solo con me, vabbè. Va bene, qual è la canzone che andiamo a reazionare? Termino Shack. Ciao. Più o meno. Leggete più che altro, là c'è il titolo esatto. D'accordo, sei pronta Laura? My love has got humor, sees the giggle at the funeral, knows everybody's disapproval, I should have worshipped her sooner. If the heaven ever did speak, she's the last true mouthpiece. Now every sign is getting more bleak, fresh poison each week. We were bone sick, you heard them say. My church offers no absolutes, she tells me worship in a bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it, command me to be well. I am human, oh.
bomba! Wow! Mamma mia, Kakagan è bravo. Poi hai visto seduto sulla sedia vicino al letto, seduto a cantare con un'estensione vocale così, mamma mia. Una canzone veramente che ci vuole voce, cioè devi avere tanta voce per cantare questa canzone, altrimenti non la cantare. Lui lo può fare, vero Laura? Bravissimo, mi è piaciuto questo ronchetto, la sua voce, no? Questo sì. Grave. A me mi fa male la gola per lui a sentire questa gola che si, insomma, che graffia, no? Che graffia, il graffiato di che ce l'ha lui, ma non sono molti cantanti che hanno un graffio così forte alla gola che ti dà emozioni, perché insomma è una voce particolare, bella, no? È bella da farsi da farsi sentire. Bellissimo, Laura, bravissimo. Kakagan è nei nostri pensieri ogni tanto che vogliamo sentirlo. Poi ripeto, come vi dicevo, telefonicamente mi diceva anche questo di qua: Davide, sono un po' stanco, però darò il massimo. Effettivamente ha dato il massimo, è stato fantastico con questa magnifica canzone. Ha fatto un bel brano che mi piace tantissimo. Ha detto, sì. Ah, Laura, questo lo faccio un brano molto internazionale, ben visto, cioè nel senso, e ripeto, cari indonesiani, avete un artista, come al solito, come vi dico io, avete un artista completo e perfetto che può interpretare tante forme di musica, e questa è una cosa bella e positiva, insomma, difende la bandiera dell'Indonesia con un artista del genere, dico, tanto di cappello. Siamo orgogliosi di ascoltarlo anche qui in Italia e anche in Colombia, d'accordo? Va bene, cari amici, adesso è l'ora di salutarci. Quindi, potete iscrivervi al nostro canale se non l'avete fatto, ma vi consigliamo di farlo perché è una cosa positiva, nel senso di attivare la campanellina se non l'avete fatto, ma se lo fate riuscite a sentire ogni cosa che noi mettiamo, anche quando noi siamo fuori, ci sentite. Forse ci dovrebbero sentire anche, ma quando arriva la notifica è perché noi abbiamo messo un nuovo video, e perché non venite a vederlo, giusto? Venite a vederlo, sì. D'accordo, commentate in giù che vi iscriviamo a tutti e risponderemo completamente a tutti. Grazie per essere stati qui con noi, un caro e caloroso abbraccio a tutti, ciao da Davide, ciao da Laura, ciao.